Ciao, questa sera prepareremo insieme lo spezzatino di soia con crema alle noci. Vi do subito gli ingredienti così ci mettiamo subito al lavoro perché è una fame terribile. Allora, io ho utilizzato 100 g di bocconcini di soia, 100 g di noci sgusciate, 100 ml di panna da cucina di soia, mezzo bicchiere di vino bianco secco, qualche rametto di rosmarino, olio evo, uno spicchio d'aglio, sale e pepe e anche riso, quanto desiderate voi. Mettiamoci subito La cosa da fare è reidratare lo spezzatino di soia. Io ho fatto bollire un po' d'acqua con dei rametti di rosmarino che danno sicuramente un buon gusto, un buon sapore allo spezzatino. Inoltre, ho già messo su il riso, due parti di riso, quattro parti di acqua. Lo spezzatino lo facciamo bollire per circa 5 minuti, dopodiché spegneremo l'acqua, copriremo la pentola col coperchio e lasceremo riposare per altri 10 minuti. Il metodo che uso per cuocere questo tipo di riso è lasciarlo bollire per circa 3-5 minuti, dopodiché copro col coperchio e permetto al riso di assorbire l'acqua. Sto usando un riso che sulla busta trasparente aveva scritto Fly. L'ho comprato in un Asian and African Market qui a Torino. Wow, che profumo questo rosmarino! È il rosmarino del giardino dei miei, buonissimo! Il pezzettino è reidratato, adesso lo scolo e lo schiaccio con un mestolo di legno per eliminare l'acqua in eccesso. In una padella ho messo un spicchio d'aglio, dell'olio evo, i bocconcini di soia che adesso faccio sfumare con del vino bianco secco. Faccio evaporare un po' il vino, dopodiché faccio cuocere per 10 minuti. Metto un po' di sale fino, aspettando che i 10 minuti passano. Io macino un po' di pepe. Perfetto, 10 minuti sono passati. Aggiungo ai bocconcini la crema di noci tritata finemente con l'aggiunta di un po' di acqua tiepida e la panna di soia. Aggiungo anche il pepe appena macinato. Che buon profumino! E aspetto altri 10 minuti. Copriamo con il coperchio e abbassiamo decisamente il fuoco. Se notate che si asciuga troppo, aggiungete un altro po' di acqua tiepida. Il riso è pronto. Lo spezzatino pure. Mio marito è arrivato a casa, ma non ve lo faccio vedere perché sono gelosissima. Non ci resta che Qua il impiattare. piatto è pronto. Ve la consiglio perché è buonissima questa ricetta. Adesso vi devo lasciare perché ho una fame da lupi. Alla prossima video ricetta. Ciao, ricordatevi, vivi sano, vivi vegano.